Sono passati appena 40 giorni dal suo insediamento in qualità di direttore generale di 24 ore System che Federico Silvestri rilascia forse la sua prima intervista ufficiale, la rilascia ai microfoni di ADV Express in occasione della prossima imminente edizione di Best Brands, iniziativa che ha visto dalla sua nascita il Sole 24 Ore, la concessionaria in particolare, come partner tra i soci fondatori insieme ad ADC Group ovviamente. Quindi una ricerca Best Brands è un non premio, perché in realtà è una ricerca che premia la testa e il cuore delle marche, ossia l'atteggiamento dei consumatori nei confronti delle marche secondo queste due variabili, che sono poi le variabili con cui i consumatori si relazionano nei confronti delle marche. Ecco, chiediamo l'importanza di questa ricerca nel mondo delle marche per far emergere quelle che veramente fanno breccia sul consumatore. Ma io sono stato molto contento di confermare l'adesione a questa iniziativa, perché ritengo che sia veramente uno degli strumenti utili per il mondo delle imprese, ma anche per tutto il mercato, perché credo che, poiché è a metà tra una ricerca che vuole però premiare poi gli esiti di questa ricerca, lo possiamo considerare un vero e proprio termometro, no? Quindi un momento di verifica analitico per chi opera in questo settore. Bene, 24 ore System avrà il privilegio di presentare e premiare la categoria dedicata alle migliori marche di azienda, ossia il premio Best Corporate Brand. Cosa si aspetta da questa categoria e come si stanno muovendo le grandi marche in questo momento? Ma intanto mi aspetto che continuino a muoversi, e come si stanno muovendo? Si stanno muovendo sempre in una direzione di cercare nuovi spunti, cercare nuovi strumenti per raggiungere poi l'interesse dei consumatori. Oggi sappiamo che è sempre più difficile stimolare questo tipo di interesse, perché le sollecitazioni sono molteplici, quindi è una fase di grande ricerca di appunto nuovi strumenti, e quindi io credo che le imprese continueranno a muoversi in questa direzione. L'anno scorso si è parlato di millennials, quest'anno Best Brands si focalizza invece sui golden agers, un target, cioè ossia gli over 60, che è un target che ha un'ampia sicuramente capacità di spesa, un ruolo importante nella vita sociale e culturale del paese, e diciamolo, è anche forse la spina dorsale della stampa, almeno tradizionale, no? Quindi anche qui, cosa si aspetta da questa categoria e quale importanza ha questo target per il Sole 24 Ore? Ma intanto mi sembra molto interessante focalizzare l'attenzione su questo target. È sempre molto curioso rilevare che nel sistema della pubblicità tutta si va sempre a ricercare un target specifico, che è quello 25-44 o 25-54, come se le persone dopo una certa età smettessero di consumare. Invece probabilmente l'esperienza ci insegna che chi ha più capacità di spesa e propensione all'acquisto sono proprio invece questo tipo di target e di categorie. Quindi noi siamo molto attenti a cercare di colpire l'interesse di questo target, e crediamo che i nostri strumenti tutti, non soltanto il giornale, ma la radio, la nostra offerta digitale, sia in grado di raggiungerlo. Quindi penso che sia per noi l'opportunità di dare alle imprese la possibilità di raggiungere uno dei target, a mio avviso, più interessanti sul mercato. Ecco, poi i millennials, come dicevamo in preparazione dell'intervista, diventeranno prima o poi anche loro golden agers, quindi si può lavorare anche su di loro. A questo è il ciclo della vita, no? Quindi noi che lavoriamo da un po' di anni abbiamo sentito nel nostro percorso tante volte dire che questo o quel media era prossimo all'esaurimento o al funerale. Esatto, io mi ricordo ad esempio, sarà 30 anni che sento dire che la radio tra un pochino non funzionerà più, perché i giovani non l'ascoltano. E invece uno dei mezzi più... Ma è un mezzo vivissimo e in grande crescita, perché poi come sappiamo i giovani maturano e cambiano anche gusti e esperienze, quindi tutti i media sono importanti.
come dire, si nasce piromani, si muore pompieri, no? Torniamo al target dei Golden Agers, in particolare il mix di, beh, un po' accennato ai mezzi a disposizione per parlare a questo target, ma anche formati che il 24 ore system mette a disposizione delle marche per intercettare questo target. Ma io credo che il Sole 24 Ore abbia la peculiarità di cercare di mettere a disposizione ai propri clienti degli strumenti particolari, perché questo gruppo fa informazione, quindi è molto più semplice raggiungere l'interesse, ad esempio, con l'intrattenimento. Ma noi riteniamo che raggiungere un target attraverso l'informazione denoti un grado di attenzione completamente diverso, e quindi da questo punto di vista noi riteniamo che la qualità del nostro marchio, che credo sia indiscutibile, e la modalità con cui noi interessiamo i nostri utenti, e quindi l'informazione, sia l'alto valore aggiunto che mettiamo a disposizione ai nostri clienti per avvicinare i loro brand ai nostri. Ecco, per farli diventare anche best brands, no? Perché poi la funzione della comunicazione, della pubblicità, è di far crescere le marche, di farle entrare sempre più nella scelta, nel cuore, oltre che nella testa delle persone. Qual è, secondo l'idea che si è fatto in questi pochi giorni, il vero elemento distintivo dell'offerta del sistema 24 ore rispetto agli altri esistenti sul mercato? È sicuramente la qualità dei contenuti che è riconosciuta da tutti, ovvero sia dal mercato che da coloro i quali consumano l'informazione del Sole 24 Ore. Si sente spesso dire che il grande asset di questo gruppo è il marchio. Perché è un grande asset? Perché rispecchia la qualità dei contenuti che noi produciamo, e credo che questo sia, come posso dire, il nostro cavallo vincente. Quanto il cuore, appunto, parliamo sempre di best brands, è importante nella costruzione del valore di una marca e che diventi quindi la marca dei consumatori? Ma io credo che il cuore sia l'elemento fondamentale, perché la testa è la conseguenza del cuore, no? Quindi io credo che i clienti, le strutture di ricerca, di analisi, marketing partano o dovrebbero partire proprio da questo, cioè dal ragionamento che ti porta a capire come suscitare questo sentimento, quindi come raggiungere il cuore del tuo consumatore. Poi la testa sarà la conseguenza, quindi se hai vinto il ragionamento, la testa sarà l'esito di questo tipo di percorso. Sì, perché da un polo economico ci si aspetta prevalentemente una comunicazione fondata sulla testa, no? Parliamo, il Sole parla di numeri, di andamento economici, anche se nella sua offerta ha anche dei mezzi che parlano al cuore. Ecco, come descriverebbe l'offerta complessiva del Sole? Ma noi, è chiaro che noi parliamo alla testa, ma per, come dire, cogliere l'attenzione della testa bisogna stimolare le corde del cuore. Quindi come lo facciamo noi? Stando attenti all'attualità, a ciò che c'è fuori, ai bisogni della gente, alle domande che la gente si fa, e noi cerchiamo di dare risposta a questo tipo di esigenza. Quindi partiamo dal cuore, da un'esigenza che riteniamo esserci, e poi parliamo alla testa per dire qual è il nostro punto di vista su tutte le cose che possono interessare ai nostri utenti. Infatti, pur essendo il giornale di Confindustria, almeno nella programmazione radiofonica avete molti programmi che con l'economia hanno poco a che fare. Ora non voglio citare La Zanzara, che è il caso di lontananza maggiore per quanto riguarda i temi dell'economia, ma anche altri programmi nel corso della giornata, proprio per parlare anche al cuore dei vostri lettori e ascoltatori, giusto?
E questa domanda l'affianco a un'ultima conclusiva con cui ci lasciamo, ed è relativa all'andamento della concessionaria, no? Ripeto, 40 giorni sono tanti o sono pochi? Come intensità forse sono tanti, no? Perché di solito quando si entra si parte subito a razzo, come si dice, però si sarà fatto un'idea di quello che è, se ci può anche dire qualcosa sull'andamento, sulle previsioni di chiusura di quest'anno. Ma allora, partendo dalla prima domanda, io credo che per quello che abbiamo detto prima, è chiaro che se io decontestualizzo un contenuto può sembrare distonico, ad esempio lei ha citato la zanzara, se io lo inserisco in un contesto è sintonico assolutamente. Cos'è la zanzara? Il termometro di quello che pensa la gente. Quello che pensa la gente è determinante ai fini dell'andamento di questo paese, quindi in ultima analisi incide sull'economia. Partiamo dal cuore e arriviamo alla testa. Quindi io credo che in tutto quello che noi facciamo c'è un ragionamento, una coerenza. Per rispondere alla seconda domanda, sicuramente qual è l'andamento della concessionaria? È un andamento solido, la concessionaria è una delle più importanti del nostro mercato e quindi quello che stiamo facendo è portare a conclusione comunque un anno che come tutti gli anni di chi fa il nostro lavoro è stato un anno sempre sfidante, sempre difficile, ma credo che alla fine arriveremo a una chiusura di soddisfazione. Contemporaneamente all'attenzione a questa chiusura stiamo mettendo il cuore e la testa ancora una volta su un'impostazione del prossimo anno o per meglio dire dei prossimi anni, e quindi vorremmo fare un percorso di grande reattività, di grande energia, di velocità per essere sempre pronti non a inseguire il mercato, ma magari cercare di precederlo e quindi dare ai nostri clienti tutti gli strumenti che cercano. Bene, con questo è tutto, ringraziamo Federico Silvestri per questa prima intervista che rilascia un organo di informazione specializzato nel settore della comunicazione. L'appuntamento è a Best Brands per la DV Express TV, Salvatore Saconi.